C'è 105 mi casa. Metti a palla 105, fai sentire che ci sei. Tu ci sei. C'è 105 mi casa. È la prima volta di Alfa qui a 105 mi casa con Max Brigante su Radio 105, il giro del mondo. Noi in realtà ci eravamo già incontrati. Ci siamo già incontrati. Sì, qualche d'estate era, questa no? Quest'estate, appena esplosa Cin Cin ci siamo visti. Sì, e tra l'altro faceva un caldo pazzesco e in questo momento fa un freddo pazzesco. Esatto. Ma va bene, va bene. Come stai? Hai fatto un sacco di cose da quando ti ho visto la prima sono volta. Sono successe un po' di cose, in effetti. Bene, bene, sono felice. Sai che tra gli addetti ai lavori, quindi nei corridoi, dai, diciamo dell'industria discografica, più di una persona mi ha chiesto in questi mesi: oh, ma come fa Alfa a fare tutti quei numeri? Come fa? Piace la musica, funziona. Me lo chiedo anch'io. Tu in realtà, perché ci siamo accorti, quelli meno attenti, tipo me, insomma, io mi sono accorto di Alfa quest'estate con Cin Cin. Okay. Quando ho visto nelle classifiche questa Cin Cin dominare le classifiche, stare molto in alto e durare nel sì, tempo, da 8 mesi in classifica. Ho detto, porca miseria. E lì infatti è nata la curiosità. Tu facevi musica già da prima però. Sì, 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 lo faccio da 3 anni. In realtà da 6 per me, da 3 anni che la condivido con il resto del mondo. Che ci sta, 3 anni per aspettare un attimino a condividere ci vogliono. Ti dico, il web è stato fondamentale per me, perché io comunque vengo dal mondo dell'internet e non è un sistema come la radio, come la televisione. Tu carichi molto inconsapevolmente. Sì, sì. E quindi per me era diventato quasi un diario il mio canale di YouTube. Certo. Che è stato scoperto, rispolverato e è piaciuto. Parliamo di un ragazzo, Andrea, ti chiami Andrea, vero? Andrea. Classe 2000, eh? 2000. Quindi normale che venga da internet, che sia nativo digitale, tutte quelle cose che piace dire a noi che abbiamo un po' di anni più invece dei ragazzi che sono nati nel 2000. E Cin Cin, che ha fatto un disastro dal punto di vista di successo, no? Tu avevi già capito che aveva un altro potenziale rispetto ai brani che avevi fatto precedentemente? Guarda, ti dico, io l'ho scritto aspettando una pizza, Cin Cin, in 10 minuti. Ragazzi, provateci anche voi, se stasera andate a mangiare una pizza, se tardano un attimo, infatti, carta e penna. Il primo story che abbiamo fatto è stato nella pizzeria, che inconsapevolmente mi ha cambiato la vita. Certo. Perché la pizza è arrivata in ritardo e abbiamo iniziato a scrivere questa canzone. E come l'hai scritta? Eri con degli amici? Ero col mio produttore, okay. Ero in una fase di stra-depressione, come vedi il testo non è molto felice, mi ero appena lasciato. E niente, è nata. Credo che le cose forse più forti nascono proprio quando sono spontanee. Sì, e dopo che è nata, però lì mi interessa. Tu avevi un po' della consapevolezza del potenziale o ha stupito anche te come ha stupito tutti? Come ha stupito anche me, perché è entrata in un sistema più grande di me. Però era la mia canzone preferita. Nel senso che dicevo, questa è bella. Questa funziona. Questa funziona. Questa poi, può piacere. Sì, poi ha funzionato tanto. E poi tu sei stato, secondo me, molto bravo a mantenere quel tipo di aspettativa, no? Perché poi la cosa più facile che possa succedere, sì, è quello di Cin Cin, ma finisce lì. Infatti, il mondo del web ha il vantaggio che è molto veloce, ma allo stesso tempo è un'arma a doppio taglio. Certo. Perché esplodi, muori. Certo. Meteore. Senti, quelli che dicono che molto del successo di Cin Cin e anche di altre canzoni è venuto random da noi, per sì. esempio, sia dovuto a TikTok. Quanto è vera questa cosa? È vero, nel senso che il web con le sue piattaforme, ti dico, TikTok io ce l'ho da una settimana, nel senso che okay, okay. molta gente mi ha chiesto nelle interviste, ma l'algoritmo di TikTok è come se io fossi uno stregone che è riuscito a manipolare. Tra l'altro TikTok mi chiamò, un addetto di TikTok ad agosto, dicendomi: guarda, la tua canzone è la quinta più usata al mondo su TikTok. Incredibile. Ti va di caricare l'audio originale. Nel senso che tu neanche uno l'avevi fatto. No, io anzi appello la persona che ha caricato Cin Cin su TikTok velocizzata, che è un audio che ha fatto 1 milione di video. Ti offro una pizza se ti rivedi. In quella pizzeria là. Esatto, quella. Okay. I pianeti si sono allineati, in effetti. Quando hai fatto uscire il disco? Era dicembre, no? 13 dicembre. Venerdì 13 dicembre. Bene. Ma prima mi dicevi, ma per me è un predisco. Sì, nel senso che ci sono 8 canzoni già uscite, più 3 inediti e 2 sorprese. È una cosa che ho fatto per me, sono sincero. Il primo disco uscirà nel 2020, nuovo decennio, nuovo anno, nuovo album. E questo è un progetto sicuramente che rivedrò tra 2 o 3 anni con piacere, ricordandomi di come ero prima. Di questo periodo. È un guardarsi indietro sì. con piacere. Mi dicevi, mentre andava al disco, che hai appena pubblicato le date del tour. Yes. E tra l'altro mi dicevi di questa cosa bella. È sempre molto figo quando pubblichi una data, in questo caso quella milanese ai Magazzini Generali, sì. Che è un bellissimo club di Milano,
in 48 ore va sold out. Sì, è stato incredibile. Sei costretto a cambiare club. E vado al Fabric, Alfa Brick. Bellissimo, dai, veramente figo. Hai fatto una cosa, me lo suggeriva qualcuno perché non l'ho vista, proverò ad andarla a vedere, sui social, molto divertente. Praticamente, se ho capito bene, qualche tua fan ti ha scritto: oh, guarda, io vorrei venire al concerto, ma mia madre non mi fa venire. No? Sono di un'altra zona, quel giorno da fare. E io ho chiamato la madre. Cioè, tu prima hai chiesto i numeri di telefono. Certo, io ho detto: guarda, dammi pure il numero di telefono, lo chiamo con l'anonimo. E sono stato 3 ore a convincere genitori, parenti, amici. E una volta, cioè, la cosa più incredibile di tutte è stato chiamare un fidanzato e dovergli dire: guarda, Alice ti lascia. Se non viene, sappi che ti lascia. Sono arrivato con le minacce, è stato, cioè, su richiesta ovviamente di questa Alice. E li ho convinti quasi tutti. Figo, hai fatto una diretta? Sì, ma ci sono anche le storie in Instagram, poi se mai te le faccio vedere. No, voglio vederle, certo. E quanti ne hai convinti? Percentuale di conversione? 90%. Ma infatti invito tutti gli artisti a fare una cosa del genere. Si vendono molto, molto più biglietti. Eh sì, quando avete la data che traballa, fate una storia, ragazzi. Chiedete i numeri di telefono delle persone che si sono messe come ostacolo sulla vostra data e li e vediamo che vi dice di no. Allora, il 30 gennaio è la data al Fabric, poi sei a fare una doppia Roma, sì, allo Spazio Rossellini, il 20 e il 21, il 23 sei a Napoli, il 6 marzo sei a Bologna e l'8 marzo per a la festa Firenze. Della donna a Firenze. Comunque poi sulle pagine, insomma, sui profili social di Alfa trovate chiaramente tutto il tour. Siamo pronti per il mashup? Quando vuoi. Hai scelto una base che mi piace molto e che è anche di un recordman dei nostri mashup. Ciao Gem, questa è la base di Davide, sulla quale Alfa canta Cin Cin. Vai. Yeah. Ehi, come stai? Ci siamo presi, hai invertito le con la R. Da fare tutto, a tu che fai finta di niente. La sorte non gira, direi che in giro mi prende. Sono quello di sempre, ma tu una parte di me. In mezzo a troppi eri la prima della lista. Persone, tuoi occhi, ma ora ti perdo di vista. E anche se dormo sei tu che hai tutti i miei sogni. Non è un Black Friday qua, un Blue Monday. Ehi, io non so se tu mi sentirai in radio. Oh, oh. E non so se un giorno scapperemo da qui, da qui, da qui. Ora non sei più mia, io bevo alla tua, giù un'altra sangria. Facciamo cin cin. Ma io non so che mi risponderai, mia mio no. Non lo so. Alfa, il primo 105 Mi Casa Mashup. Che emozione. Io mi sono sempre fatto un viaggio su sta canzone. Vai. Che adesso ti dico. Cioè, io non so se mi sentirai in radio. Io mi sono sempre immaginato tu che mi sento in radio. No, che io, cioè, non so se mi sentirai in radio. Pensavo che tu lo dicessi a una ragazza. Cioè, non so se mai mi sentirai. Sì, sì, sì. Poi ti hanno sentito. Anche lei mi ha sentito in radio. Volevo capire, spero, se era successo qualcosa dopo. Si è fatta rivedere. Vedi. Solito culo di diventare famosi. Poi ti ricambia tutto dopo. Ma è fortuna, sfortuna. Io non mi sono fatto più vedere. Ok. Un uccellino mi ha detto che Balvin... Adesso dico una cazzata. Alfa, sto per dire una cazzata. In questo momento è l'alfa. Esatto. Cioè, tu puoi bloccarmi e impedirmi di pestare una merda. Ok. Oppure la dico. Per me dilla. No, la dico. Non so. Cioè, mi hanno detto che Balvin verrà in Italia. Ok. E nei prossimi mesi, settimane, che dovrebbe passare di qui. Ma non so se è una cosa che non si doveva dire. Io non so se. Lo sentirà in radio. Se passerà in radio, capito? Non lo so, insomma. Speriamo. Alfa, per la prima volta a 105. Immagino che quando incontri i giornalisti, questo fatto di essere del 2000 faccia fare un po' a tutti: cazzo, sei del 2000, no? In realtà, in giro per il mondo ho sempre visto cantanti giovani, Lil Pump, sì, fare successo, per cui non mi sembra una cosa strana, anzi mi sembra abbastanza naturale che per avere successo sui giovani tu debba avere quel linguaggio lì e debba in qualche modo poterli rappresentare. Tu però, che lo stai vivendo sulla tua pelle, quali sono i primi pro e contro che stai un pochino sentendo del
avere impegni, responsabilità, certo, visibilità anche, e tutto sommato essere in effetti parecchio giovane. È una responsabilità, anche perché secondo me noi siamo la generazione a livello musicale più fortunata di tutti, nel senso che ad oggi se non ti fai un bagaglio culturale musicale tu, è colpa tua. Abbiamo accesso a qualunque tipo di musica, a qualunque tipo di informazione, e quindi il poter accedere a tutto quanto ti permette di crescere, di cambiare, di maturare. Rispetto all'Andrea di 6 mesi fa, io sono cambiato radicalmente perché mi sono scontrato in un mondo che non pensavo mi appartenesse, speravo, ma non così presto. Certo. E quindi è interessante, la vivo molto con, cioè io vado ancora all'università, lo vivo come un secondo lavoro. Cosa studi? Lavoro. Economia. Economia. Sai che la prima volta che ti ho incontrato, per chi si fosse perso l'inizio di questa intervista, abbiamo proprio aperto dicendo che ci eravamo visti qualche mese fa per fare una chiacchiera in generale sulla musica. Mi faceva piacere conoscerlo perché appunto avevo appena visto Cin Cin che stava facendo bene. Mi sei sempre sembrato molto analitico, uno veramente tanto con la testa. Sono molto preso male. Sei sempre stato così? Sì, quello sì. Alfa vuol dire, cioè alfa è, io ho fatto il classico, è l'inizio, il principio. E per un carattere che ho io, in ogni cosa che farò, anche a livelli altissimi, mi sentirò sempre all'inizio. Ah, ok. E quindi è Vabbè, uno è un stato male, di no, per mm-hmm. niente. Lo vivo come un punto di forza. È uno stato di irrequietezza e di ambizione che spero mi possa portare lontano, conscio che potrebbe distruggermi. Quando fai uscire il disco? Settembre. Settembre? Provo a settembre 2020. Ok, ok. Intanto ti veniamo a vedere live, anche perché le date le abbiamo date prima, ve le ripeto velocemente. La prima è a Milano al Fabric il 30 di gennaio, poi ci sono un paio di date a febbraio tra Roma e Napoli, in realtà a Roma c'è una doppia data, e a marzo ci sono due date fissate, il 6 e l'8, Bologna e Firenze. Poi magari le cose cambiano, non lo so. Sì, ma si aggiungeranno date sicuramente, nel caso chiamo altre male. Esatto, non è un problema. Frequentate comunque le pagine social di Alfa per vedere anche questi esperimenti sociali. Sì, sì, molto, mi diverto un sacco. Interessanti. Ti abbraccio, grazie di essere grazie passato di qua. Ciao Andrea, ciao.